Buongiorno. Siamo arrivati in aeroporto, abbiamo superato i controlli e veniamo accolti da questo. Siamo arrivati, c'è già venuta a prendere Giulia, lei, che comunque avete già visto. E ora andiamo in macchina e andiamo a casa sua, ci sistemiamo e poi cominciamo la giornata. Come usanza vuole, si arriva a Napoli e si mangia. Prima cosa da mangiare? Cornetto. Cornetto al cioccolato. Allora, li volevamo cornetti a cipolla, ma non c'erano. E allora abbiamo preso cornetti al cioccolato. Secondo assaggio, ovviamente. Colazione, noi potevamo mangiare una sola cosa perché siamo a Napoli, ricordiamo. E quindi sfogliatella alla ricotta con il caffè di Napoli. Siamo venuti a Chupa Fui. Esatto, e siamo lì a bere dei frullati che sembrano molto buoni. Bolle al melograno e poi c'è succo di frutta multivitaminico e tè nero, che è la prima volta che bevo, speriamo sia buono. Assaggiamo. Quella sensazione più bella sono queste palline che sono solide e ti scoppiano in bocca, che è un po' ambiguo da dire, però sono molto buone, giuro. Quindi approvato. Che piccolo! Siamo al Parco della Floridiana, che è un parco molto bello, pieno di verde. Siamo distesi, schiattati qui a bere i nostri frullati. Frullato che penso che tornerò a prendere prima di tornare a Marsala, perché sono veramente buoni e veramente freschi, soprattutto in questo niente di caldo. È febbraio, ma in realtà sembra tipo maggio, perché fa veramente caldo. Bravo, però i tuoi occhi scrivono una canzone sulla mia pelle. Oggi il pranzo prevede della fantastica mozzarella, delle verdure quasi salutari, ma soprattutto la cosa più salutare di tutte è questa, che si chiama casatiello o tortano, che praticamente è il male dentro una cosa da mangiare, cioè mangi e dopodiché rischi la morte. Speriamo che non è questo il giorno, perché è il primo, dobbiamo fare altri 5 nel nostro caso. Ma banane random che arrivano. Che piccolo!
Che piccolo! È arrivato anche Dario. No, belli. Galleria Umberto, che è tutta soppalcata perché la stanno ristrutturando. Io in realtà l'ho già vista non soppalcata, è molto bellina, però appunto per ora è ridotta un po' male, nel senso che la stanno ristrutturando e quindi non c'è granché da vedere. Ho già fatto questo gioco a Napoli, però ogni volta, l'altra volta non sono riuscito, spero di riuscire ora. Come potete vedere lì ci sono tipo due statue e il gioco consiste nel bendarsi e riuscire a, ovviamente andando dritto, riuscire a trovarsi in mezzo alle due statue, e praticamente ci riescono sì e no, le statistiche dicono il 20% delle persone che ci provano, quindi proviamoci anche noi oggi. Fermati! Vai! No! Ve lo giuro, ero convinto di andare dritto! Ma che cazzo! Questo è il castello di Love. Il castello di Love è uno dei castelli più antichi. Si chiama così perché la leggenda narra che praticamente Virgilio avesse introdotto nel castello un uovo, e questo uovo reggesse l'intera struttura. Si dice che praticamente quando questo uovo si romperà, il castello imploderà su se stesso e Napoli verrà avvolta da mille sventure. Possiamo notare chiaramente delle raffigurazioni tipiche egizie di geroglifiche, ma soprattutto abbiamo questo castello ha scoperto che gli egizi furono gli inventori degli ascensori. Gli egizi si muovevano con gli ascensori e questa è storia, ragazzi, questa è storia. Però quanto sarebbe bello che tipo sparassero ricotta. Quindi diventano cannoni alla ricotta. Top block, si la pelle cocca. Noi la crisi non la paghiamo. Siamo dal Pasaro, è arrivato dalla vicina e ci siamo rilassati tutto il pomeriggio, no, tutto il pomeriggio non è vero, un paio di ore, guardando stronzate su YouTube e abbacchiandoci nei divani. Adesso si mangia spagnolo, cibo tipico spagnolo, sotto. Il pane.
Come mi chiamo? Tu? Dario. Dario. Guarda questa serie, va a casa, no? Guarda che da. Guarda che da da Dario. Voglio dire una, poiché rimarrà una parte di osso, Arthur, il mio cane, saluta Dario. Sazi e stanchi, io siamo in un bar, ho preso una bottiglietta d'acqua perché veramente non posso più ingerire niente. Adesso stiamo un altro po' qua, dopodiché andiamo a casa, ci andiamo a lavare, a riposare perché domani è un'altra giornata intensa. Quindi questa prima giornata di avventura finisce qua, ci vediamo venerdì prossimo con l'altro episodio, ma mi raccomando, state sempre nel vostro mondo.